Si rinnova l'appuntamento con speciale elezioni e oggi siamo con Antonello Di Cerbo, candidato al Consiglio regionale della Campania con la lista del Partito Socialista Italiano e con De Luca presidente. Grazie. Allora, innanzitutto, la prima domanda che si fa a un candidato è quella poi più ovvia, anche il perché della candidatura, perché ha deciso di scendere in campo nel PSI e al fianco dell'attuale presidente Vincenzo De Luca, ricandidato alla presidenza della regione. Noi pensiamo, parlo al plurale perché la candidatura nasce da una condivisione su alcuni temi fondamentali che poi è la nostra storia. Noi in campagna elettorale stiamo raccontando quello che abbiamo realizzato nei 35 anni di lavoro che ci hanno contraddistinto in Campania. Quindi noi abbiamo deciso di fare questa candidatura, di presentare questa candidatura, perché siamo convinti che nello straordinario lavoro di Vincenzo De Luca manca un pezzo, che è il pezzo del welfare e dell'integrazione dei servizi sociosanitari. Tutto ciò che sono, oggi parlavo con un amico, la differenza fra politiche sociali e servizi sociali. Diciamo che se focalizziamo l'attenzione sui servizi sociali, ahimè, ci sono ancora dei punti da affrontare con grande determinazione. Abbiamo lavorato molto negli ultimi anni dall'esterno del palazzo, penso che è giunta l'ora che qualcuno di noi stia all'interno del palazzo. Ecco, partendo proprio dalle politiche sociali, lei nel suo programma ha indicato, diciamo, sei parole chiave che sono welfare, formazione, sanità, Europa, sport e beni confiscati. Partendo proprio dal welfare e quindi dalle politiche sociali, quali sono secondo lei i punti ancora critici che vanno, diciamo, sui quali si deve intervenire? Allora, prima cosa, noi pensiamo che ci sono troppi soldi nella sanità e troppo pochi nel welfare. Cioè, noi storicamente, culturalmente, abbiamo sempre cercato di sanitarizzare il problema della diversità, della disabilità e quindi, come è giusto che sia, terapie farmacologiche, psicoterapia, tutto ciò che è il mondo sanitario. C'è un pezzo dopo questo mondo, che è quello del welfare, dei servizi alla persona, dell'integrazione sociale, del reinserimento lavorativo, se c'è prima c'era, se non c'è col percorso della formazione professionale. Questo è il pezzo che manca in una regione moderna. Noi non dobbiamo guardare molto avanti, ci sono delle regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna che stanno molto avanti rispetto a questo modo di vedere, la riabilitazione. Oggi noi dovremmo parlare di servizi sociosanitari. Questo alibi, questa cosa che differenziamo ancora la sanità dal sociale, crea soltanto alibi per i politici sulle competenze. Questa è competenza di uno, questa non è competenza mia e alla fine tutto resta fermo. A proposito di politica sociale, lei sulla sua pagina Facebook è intervenuto parlando di immigrazione e ha sostenuto che il movimento umanitario mondiale del terzo millennio va monitorato e soprattutto guidato, ma non ostacolato, non si ferma il vento con le mani. La È dichiarazione è assurdo che importante. oggi si può pensare ancora di alzare le barriere con fili spinato, mattoni, cioè oggi si parla di migrazione, non più di immigrazione. Allora, il fenomeno migranti, è un fenomeno mondiale di dimensioni intercontinentali, cioè non possiamo immaginare di poterlo fermare con una legge. Va sicuramente guidato, va controllato, va monitorato, così com'è. L'accoglienza sicuramente non è il massimo della vita perché i centri temporanei di accoglienza di questi esseri umani, perché ogni tanto ci dimentichiamo, perché spesso in passato lei sa bene, ricorda bene che dovevamo decidere ancora se era giusto o no salvare delle vite su un gommone. Io penso che non sia da paese civile, al di là della religione, affrontare i temi in questa maniera. Però al tempo stesso c'è bisogno di una, anche qui, riorganizzazione del servizio dell'accoglienza, perché così com'è fa acqua un po' da tutte le parti. Seconda parola chiave dopo welfare è formazione, se ne parla tanto, a volte sembra anche un po' una parola inflazionata. Che cosa intende lei per formazione e che cosa intende fare una volta eletto al Consiglio regionale? Durante questa campagna elettorale, che è un po' atipica per quello che sappiamo come virus, io faccio sempre una provocazione ai giovani che vengono, sto avendo anche molte soddisfazioni di piccole comunità, soprattutto nel Vallo di Diano, al Cilento, che mi invitano dei giovani ad ascoltare il programma.
Il mio, come ho detto prima, è un racconto. Per esempio, di quei giovani che, a mio modestissimo parere, non è tanto oggi importante una laurea. Oggi è importante, per esempio, tre cose: saper scrivere in italiano, è diventato quasi un optional, conoscere l'inglese e avere. Dovrebbe essere scontato, invece non lo è. Conoscere l'inglese e la competenza informatica. Io, diretto, quando faccio i colloqui di lavoro, ne facciamo tanti perché siamo una realtà con 36 strutture in Campania. Abbiamo una struttura che ha 232 dipendenti a tempo indeterminato, 48 stagionali a 6 mesi, è un esercito. Facciamo in continuazione concorsi perché noi apriamo sempre nuove strutture. Adesso apriamo a Mercato San Severino, a Ponte Cagnano, a Prignano Cilento. E quindi quando chiedo le competenze informatiche a un giovane che viene a offrire la propria disponibilità a lavorare, loro mi dicono: no, no, dottore, noi siamo molto social, io sto su Instagram, spesso su Facebook, cioè confondono la competenza informatica con i social. Questo è un problema abbastanza serio. La formazione oggi è determinante. I giovani, mentre lasciamo le promesse del posto fisso ai politici di professione, mi ritengo un tecnico prestato. È quello invece di impegnarsi in questi tre campi e soprattutto nella progettazione europea. Progettazione europea, il futuro lavorativo dei giovani disoccupati che hanno voglia di lavorare è la progettazione europea. Veda, tutti dicono che i soldi stanno a Bruxelles. Nessuno ci dice però come li andiamo a prendere, perché noi abbiamo ancora una capacità di spesa in Campania. Vincenzo De Luca ha fatto un lavoro straordinario, soprattutto rientrando dal commissariamento della sanità, aumentando la percentuale di capacità di spesa sui fondi europei, ma è ancora poco, molti fondi ritornano di nuovo in Europa e questa è, diciamo, una cosa che non ha senso. C'è un territorio che ha bisogno di investimenti, tu non utilizzi i soldi. E non dico il modello, quello del nord, dove si arriva anche all'80% dei fondi utilizzati, però bisogna fare qualcosa in più, i soldi stanno solo lì. E lì per accederli c'è bisogno di un lavoro che è quello del progettista europeo, una persona che conosce Competente. perfettamente, che abbia una competenza di economia, che abbia una competenza linguistiche, che sappia rispondere ai bandi. I bandi sono complicati. Direttore, il burocrate è nato a Bruxelles, non è nato a Napoli. Lì per un punto al posto della virgola ti bocciano un progetto e molti comuni sanno sulla revoca dei finanziamenti. La ricerca di partnership, la rendicontazione sono dei pilastri della formazione europea. Oggi noi non abbiamo queste figure. Nella mia azienda abbiamo messo su un team InfoPoint Europa Sociale, siamo anche all'interno dell'Università di Fisciano e in molti comuni della regione Campania, dove noi, maltrattato e spesso umiliato terzo settore, noi facciamo la progettazione per i comuni, che è una cosa straordinaria. Ce la siamo inventata 7 anni fa, abbiamo scelto dei professionisti, altri li abbiamo formati e oggi è un team che cammina con 17-20 bandi al mese. Ne ha parlato prima, sanità, è una parola chiave in questo momento perché sappiamo bene quali sono le problematiche legate al Covid-19. Scrivere sanità su un programma, che cosa vuol dire? Vuol dire che noi come operatori del settore intendiamo una sanità che sia non la filiera ospedaliera ma la filiera sanitaria, cioè non bastano ospedali, non bastano attrezzature degli ospedali, servono moltissimo le professionalità, quindi i concorsi e soprattutto la rete territoriale. Quello che manca, direttore, a nostro modestissimo avviso, è che il medico di famiglia si debba realmente integrare con il SAUT, con l'emergenza territoriale, col sistema delle ambulanze, il 118. Questo, diciamo, il settore delle emergenze è il primo e il più importante. Noi ci concentriamo sempre quando arriva il paziente grave in ospedale, mai come arriva, cioè, ci faccia caso. Noi invece ci vogliamo preoccupare di come arriva questo paziente a casa. È una contraddizione stridente che noi spendiamo milioni e milioni di euro e poi l'emergenza, il 118, è affidata al volontariato. È una cosa, è un'anomalia tutta italiana, questa qua, soprattutto nel meridione d'Italia. Io penso che anche i bandi, l'ultimo dell'ASL di Salerno è stato prima fatto, poi adesso revocato, con ricorsi contro ricorsi. Io ho una ricetta semplicissima.
Infermieri e medici devono essere sempre di struttura pubblica, io credo molto sull'integrazione pubblico-privato, mentre le cosiddette croci devono dare l'ambulanza, l'autista e al massimo il soccorritore con la barella, ma le figure sanitarie devono essere l'usola. Non può essere affidato al volontariato o, peggio, se possiamo dirlo, al lavoro nero, perché il volontariato è un termine, una parola nobile. Se nulla a pretendere, nulla in cambio, ma se tu hai un ragazzo per 7 giorni su 7, lo fai lavorare dalle 8 alle 14 ore, spesso anche con turni di 24 ore, quello è sfruttamento, è lavoro nero, non è volontariato. Allora la domanda è: com'è possibile che i governanti, gli amministratori delle ASL non si sono accorti di questa vergogna, che è una vergogna? O la tollerano? E la tollerano, però poi sempre sulla salute del cittadino, perché se io mentre parlo ho un ictus cerebrale, io non so chi del 118 mi viene a prendere, e spesso anche sulle cronache di tutti i giorni leggiamo di cose abbastanza strane. Bisogna mettere mano con forza e determinazione a questo settore. Ne abbiamo parlato anche in questo caso, ne abbiamo parlato prima, perché si è parlato di progettazione europea legata alla formazione, però nel suo programma c'è anche la parola Europa, che non vuole dire solo progettazione europea. Assolutamente. Oggi, per esempio, dopo il virus arriveranno una valanga di miliardi tra MES, contributi a fondo perduto, contributi a tasso zero. Quello che ci interessa adesso e come sarà organizzata. Il MES è finalizzato alla riorganizzazione della rete sanitaria. Badi bene, direttore, sanitaria, non ospedaliera. Invece spesso gli amministratori si concentrano sugli ospedali. E torniamo al ragionamento. Allora noi dobbiamo, per esempio, dire ai sindaci che invece di incatenarsi dobbiamo lavorare sull'idea dell'ospedale più sicuro, non dell'ospedale più vicino. Quella filiera che parte da Agropoli, da Scafati e finisce a Sapri, con 12-13 ospedali, non ha più senso oggi in una società moderna. Per esempio lavoriamo e pensiamo, come in America, sulle piattaforme di emergenza, lavoriamo su dei punti di eccellenza, perché non tutte le strutture ospedaliere sono in grado di fare e organizzare per esempio un pronto soccorso attivo. Bisogna rivedere anche... E la questione Covid lo ha dimostrato, la interrompo. Assolutamente, assolutamente, assolutamente. O per esempio si è chiuso Scafati, è stato depotenziato Pagani e adesso Nocera Inferiore è completamente collassato, non ce la fa più a rispondere. Certo. O per esempio Agropoli, che attualmente, mentre le parliamo, ci stanno 3 milioni di cristiani su quel territorio, lì dovrebbe essere, diciamo, una struttura eccellente che garantisca la vita in caso di anche un incidente. Anche in termini infrastrutturali poi, assolutamente, ecco, è importante. È un nuovo modo, direttore, di intendere la sanità, è una nuova visione. Terzo settore è legato anche allo sport, e sport è una delle parole chiave del suo programma. Noi con la polisportiva Linus da 30 anni siamo un'eccellenza, senza alcuna presunzione, italiana nello sport adattato, cioè nel calcio a 5, nel basket, nel tiro con l'arco per i carrozzati. E la polisportiva Linus, che è affiliata al CIP, al Comitato Paralimpico, è oggi un modello da seguire, anche ricollegandoci al socio sanitario, e cioè un ragazzo che finisce un percorso di terapia negli ospedali e di riabilitazione presso i centri privati, lo sport può essere un vero strumento di integrazione e di reinserimento, ma formidabile. Questo per quanto riguarda il mondo della disabilità. Sui cosiddetti normodotati noi abbiamo fatto una scommessa 15 anni fa, ci siamo completamente gettati. Io ho una passione che è la ginnastica artistica, mia moglie era una ginnasta, mio fratello Enrico, l'attuale medico, che poi fa il medico qua a Battipaglia, era un ginnasta, mio nipote, una famiglia di ginnasti. È una famiglia, veramente. Mio figlio sta nella nazionale italiana di ginnastica. Allora abbiamo realizzato un'eccellenza che veramente anche qui non voglio ripetermi, che è il palazzetto Acquasport, una struttura di 6.000 metri quadri completamente recuperata con fondi privati, neanche un euro di pubblico, dove c'è foresteria, ristorante, bar, centro di fisioterapia, c'è tutto all'interno, e dove vengono da tutto, mo il virus ci ha bloccato, c'è solo la nazionale austriaca ad oggi.
dovrà venire una delegazione dalla Russia, ma con la quarantena è un problema, e lì vengono da tutto il mondo ad allenarsi a Salerno perché c'è un clima particolare, perché c'è l'enogastronomia che è un'eccellenza mondiale in Italia e c'è una struttura che li accoglie dove possono fare della grande ginnastica. Io parlo delle nazionali che hanno vinto le Olimpiadi, parlo della Russia, parlo della Germania, quindi lì abbiamo realizzato un sogno che spero possa essere diciamo un copia e incolla anche in altre realtà, perché uno se si impegna le cose le riesce a fare. La storia che non ci sono soldi per fare una cosa, io penso che non c'è la volontà di impegnarsi, i soldi si trovano. Senza dimenticare un altro sport che è l'equitazione. Noi abbiamo una scuola di equitazione per i ragazzi con disabilità, che è la fattoria Nonno Emilio. Ecco, anche il rapporto poi con l'animale proprio. Perfetto, pet therapy per capirci. Abbiamo uno zoo agricolo con tutti questi animali. Noi siamo la prima fattoria didattica in Italia a Ponte Cagnano, Nonno Emilio. E poi abbiamo anche un gruppo sportivo nella salto ostacoli che fa concorsi un po' in tutta Italia. Lo sport è determinante. Il nostro network, Rete Solidale, mette solo all'interno a 6 strutture sportive un po' in tutta la regione. Ultima parola chiave, beni, una doppia parola in realtà, beni confiscati, è un tema che soprattutto in Campania è centrale, l'impressione è che ancora non si sia andati avanti in maniera spedita, forse anche per via di un'eccessiva burocrazia nel passaggio dall'Agenzia Nazionale ai comuni e ai vari enti. Che cosa si può fare in questo senso per velocizzare le pratiche e dare la possibilità alle associazioni, al terzo settore in generale, di prendere possesso di strutture per fare in modo che soprattutto in alcuni territori, come dire, prevalga quella che è la socialità, il recupero anche di tanti ragazzi? Allora, facciamo prima un flash velocissimo. Come, riprendendo quello che diceva lei, tra il sequestro e la confisca passano 10 anni, dalla confisca ai comuni passano altri 10 anni, i comuni devono mettere a bando, siamo già a 20 anni, spesso a pensare male si sbaglia ma si indovina, non vengono messi a bando perché il sindaco è amico del camorrista. Ipotesi 1, oppure perché il sindaco ha paura del camorrista, ipotesi 2. Noi abbiamo fatto un full immerso da 10 anni su questi beni, abbiamo fatto delle battaglie importanti, per esempio l'ultima ad Agropoli, una bellissima villa che è stata recuperata, significa nuovi posti di lavoro, un nuovo servizio sul territorio, genitori che hanno la possibilità di vedere i figli mentre prima stavano anche fuori regione, e nuovi posti di lavoro, come le dicevo prima. E questa, adesso c'è stata la novità che spero nei prossimi giorni anche su internet possiamo vedere sul bando dell'Agenzia Nazionale, ci sarà, superando il problema, l'affidamento diretto tra agenzie e terzo settore, cioè scavalca i comuni. Senza più intermediazione del comune. E quindi questo significherà che se prima un bando, pensate al Camino Reale a Salerno, all'UFO Bar per capirci, sì. Tu sei giovane, lei è giovane, però sono delle strutture storiche. No, le conosco. E lì, facendo questa gara diretta, e noi siamo molto interessati non solo su queste due, su altre cose, perché noi parliamo di centinaia e centinaia di strutture in Campania, sì, che sono alberghi, certo. Sono ristoranti, sono aziende agricole, sono negozi, sono... che potrebbero essere... Lo stesso Camino Reale è un'area grandissima. Assolutamente, potrebbe essere un veicolo occupazionale straordinario. Noi siamo stati anche abbastanza bravi da trovare la misura per recuperare, perché spesso dicono, vabbè, lo piglia l'associazione X, però è un'associazione di volontari, non hanno i soldi. Noi con l'Europa siamo stati abbastanza bravi a trovare anche le misure di finanziamento. Quindi mettiamo insieme la ricerca del bene e le misure che vengono dall'Europa, le mettiamo insieme, facciamo bingo e creiamo nuova possibilità di lavoro e nuovi servizi per gli ammalati. Come ultima domanda, uscendo da quello che è il suo programma, come vede questa battaglia, il quadro politico che si è presentato a queste elezioni regionali, che idea si è fatta, al di là ovviamente dell'idea positiva rispetto all'operato di Vincenzo De Luca? Beh, diciamo che quando mi è stata chiesta la candidatura 7 mesi fa, il quadro era completamente diverso. Poi il virus ha segnato tutti quanti noi, il governatore è stato straordinariamente bravo
in quei periodi che nessuno dimentica. Oggi penso che non ci sia partita fra Vincenzo De Luca e il suo sfidante, diciamo. Al tempo stesso però voglio dire che oggi c'è bisogno più di ieri, in questo momento delicato di crisi socio-politica ed economica, di qualcuno che abbia un know-how. Sicuramente non è che voglio dire che io sono il salvatore della patria, però in questo momento delicato abbiamo bisogno di persone che vanno lì e portano la propria competenza al servizio del bene comune. Questo bene comune che tutti ne parlano e poi nessuno lo realizza. Voglio solo dirvi una cosa, io sono l'unico candidato ad oggi al Consiglio regionale della Campania che è andato da un notaio e ha rinunciato all'indennità in caso di elezioni. Io però sono andato da un notaio, non l'ho detto come ha fatto qualche altro movimento. E è un gruzzoletto di non poco conto, parliamo di oltre 600.000 euro. E questi soldi vanno alle start-up giovanili della provincia di Salerno, perché un'altra cosa che le voglio dire, non tutte le associazioni e le cooperative hanno la struttura, il know-how, il curricula per competere con un bando europeo. Queste piccole realtà, queste micro realtà che hanno delle idee, per esempio le donne abusate, per esempio i minori a rischio, i miei soldi vanno a questi progetti. Qualcuno può dire che sono populista, io a chi mi ha accusato di populismo dite fate anche voi populisti e mollate, perché la politica, e concludo direttore, la politica deve ritornare a essere un servizio, cioè i candidati devono trovarsi prima un lavoro, andare a lavorare. Poi la politica è passione, te la puoi fare 4 ore al giorno come volontariato, ma non è che la politica diventa come è diventata oggi la ricerca di un posto di lavoro. Lei che cosa fa quando era giovane? Io voglio fare l'architetto, l'ingegnere. Oggi chiedi a qualcuno, tu che vuoi fare l'assessore, tu che vuoi fare il consigliere regionale. Non è così, hanno completamente ribaltato. Guardate che anche i dati statistici degli eletti al Parlamento, è gente che non ha mai lavorato in vita sua, non sa che cos'è un sacrificio, un debito, un mutuo, una cartella esattoriale. Com'è possibile che questa gente possa fare le leggi sui bisogni della popolazione? È un cortocircuito che speriamo che la gente di buon senso, quando va a votare, eserciti, perché la regione, e concludo veramente, è un ente legislativo, la regione fa le leggi. La gente lo capirà, secondo lei? Speriamola, stavo dicendo, speriamola, speriamo perché abbiamo percentuali molto basse lì dove non si vota. A Battivaglia, nel suo comune, per esempio, non si vota le amministrative No. e quindi sarà bassa, meno del 40%, quello è il problema. L'affluenza, si dice Sì, l'affluenza. invece dove ci stanno le comunali si arriva anche al Certo. 75%, Quindi lei quindi immagina un'affluenza bassa alle regionali? sì, affluenza bassa un po' per il virus, un po' per altre cose, perché la regione viene vista ancora come qualcosa di lontano, la gente va a votare il sindaco, punto. Quando non c'è il sindaco, come si vota a Pagani, come si vota ad Angri, come si vota a Eboli, come si vota a Cava dei Tirreni, allora vanno a votare anche alla regione. Ma chi si deve alzare la mattina del 20 settembre, di domenica, per andare a votare solo alla regione, ovviamente io spero che mi sbaglio perché sono Certo, no, candidato, certo. Però forse e l'effetto De basta. Luca, sia pro che contro, potrebbe essere Speriamo, siamo fiduciosi e l'effetto. soprattutto se andate a votare, votate di certo. Allora, grazie ad Antonio Di Cerba, in bocca al lupo per questa avventura. Grazie a voi per l'ospitalità. Io ringrazio i nostri telespettatori e do appuntamento alla prossima puntata di Speciale Elezioni.